Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, siamo a Trieste, sono qui da ormai 2 settimane, se mi seguite su Instagram lo sapete, se mi seguite su TikTok lo sapete, se siete su YouTube lo annuncio ora. Perché sono a Trieste? Cosa ci faccio qua? Perché sono a 400 km da casa mia? Insomma vi spiego tutto quanto, però ora sistemo una stanza, devo andare a vedere un appartamento dove potrei andare a vivere, lo so, vi devo spiegare tante cose. Una cosa alla volta e nulla, però prima vi dico una cosa ragazzi, supportatemi con un bel like, un bel commento e iscrivetevi al canale, ci sono nuovi contenuti. Annuncio molto importante, vi devo dire che uscirà un video a settimana ogni domenica, voglio essere veramente più costante con YouTube, è tanto che veramente non pubblico, sono veramente tanti mesi. E quindi ecco, ogni domenica uscirà un video su YouTube. Comunque ragazzi, vi direi di iniziare con questo video facendo vedere la casa, facendo vedere appunto dove sto e poi vi racconterò appunto perché sono a Trieste. Comunque questa è la stanza ragazzi, questo è il letto, un letto matrimoniale abbastanza grande direi. Ok, un letto matrimoniale. Lasciate stare i vestiti, ora devo sistemare tutto quanto. Comunque questa è la parte dei libri e questo insomma è l'armadio. L'armadio è questo, poi qui si esce e qua si fa il cuscino, qua c'è un mini, divanetto e questa è la cucina, In questa casa sono con 2 ragazze portoghesi che attualmente non ci sono. E questo è il terrazzo con la vista, insomma la casa è più che buona, ci sta, mi piace. E nulla, quindi sono qui dal 18 settembre, quindi da ormai 2 settimane, lunedì sono 2 settimane, e questa ragazzi. Ora devo uscire, devo andare a vedere la casa nuova e quando uscirò vi dirò appunto perché sono a Trieste, quindi ora ci vediamo fuori. Sono a Trieste ragazzi per l'università, inizio la magistrale in biotecnologie mediche e diagnostiche, ho già iniziato le lezioni da circa 1 settimana e quindi questo è il mio motivo principale perché sono a Trieste, ma in questo video vi voglio dire alcune chicche molto importanti per come dovete scegliere l'università. Fare l'università è importante se una persona lo vuole fare e sapere scegliere l'università è estremamente importante. Quindi in questo video ci tengo veramente tanto a dirvi cosa ho fatto io e solo consigli anche se mi possono aiutare per come scegliere l'università e nello specifico come scegliere la magistrale. O anche questi consigli si possono applicare per la triennale. Comunque riusciamo andiamo alle poste. Trieste è veramente bella e mi sta piacendo tanto. Non so perché sono in felpa, non so perché sinceramente, ma veramente c'è un bellissimo tempo. Vi faccio vedere da qualche parte, vi metterò da qualche parte il tempo. Allora andiamo alle poste e poi dobbiamo andare anche in palestra. Quindi vi farò vedere tutto quanto. E quindi questo. Parlano tutti inglese ovviamente. Ok. No, la stanza è molto 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 grande. Ok, questa è una stanza molto grande, molto molto grande. Hai compreso, vero? Sì. Il wifi è gratis. Cucina nuova. Bene ragazzi, siamo in palestra. In palestra e nulla, ho il telefono scarico quindi vi farò vedere l'allenamento, no, perché scarico il telefono e vi parlerò di quanto vado all'università a casa. Questa è la palestra, ci vediamo a casa e niente, a dopo.
Allora ragazzi, arriviamo al video di oggi, dove vi voglio dire innanzitutto perché questo titolo e perché vi voglio parlare di come scegliere l'università. Ho ricevuto qualche giorno fa in direct questa domanda, che vi metterò da qualche parte, che mi ha fatto riflettere tantissimo. E saper scegliere l'università, ragazzi, è di vitale importanza. Prima di dirvi cosa dovete fare, le tre domande che io mi sono posto e che mi hanno aiutato tantissimo, vi voglio fare un riassunto, diciamo, uno story time. Allora, come sapete, io mi sono laureato in biotecnologie mediche a Ferrara esattamente un anno fa. Mi sono laureato ad ottobre, mamma mia ragazzi, quasi un anno fa. E mi sono laureato ad ottobre e nella mia testa, durante il mio percorso accademico, come ben sapete, avevo la mia pagina Instagram dove appunto pubblicavo i miei contenuti di fitness e di nutrizione. Durante tutto il mio percorso triennale ho aperto questa pagina Instagram, il canale YouTube eccetera, e io nella mia testa avevo un obiettivo solo, ovvero quello di studiare scienze dell'alimentazione e quindi diventare nutrizionista. La nutrizione è la mia passione, io amo la nutrizione, e perciò io per tutto il mio percorso accademico avevo questa convinzione qua, di finire il mio percorso di laurea triennale in biotecnologie e di fare la magistrale in scienze dell'alimentazione o nutrizione umana, comunque sia diventare un nutrizionista. Bene, cosa è successo? Vi spiego questa cosa perché dovete capire un po' tutto il percorso e il processo che mi ha portato ad arrivare a Trieste, e poi vi dirò anche le tre domande che dovete farvi. La cosa importante è che la cosa che mi è successa qual è? Che io avevo questa convinzione, mi laureo ad ottobre e qui succede appunto una cosa inaspettata. Tutte le mie convinzioni e le mie sicurezze sul mio futuro, il mio percorso accademico, anche sulla mia pagina Instagram, cambiano. Infatti, cosa è successo? Ho lasciato il coaching, non faccio più coaching, e quella passione che avevo per diciamo il fitness un po' è svanita. Ok, sono sempre appassionato di fitness, mi piace, però quella passione là, quella voglia che avevo era svanita. Questo appunto mi ha portato a un periodo di down, non ho pubblicato per tanti mesi, eccetera. E questo si è anche ripercosso sul mio percorso accademico, perché mi sono detto: Jordan, ha senso fare scienze dell'alimentazione se non sei così appassionato? Ma soprattutto se non ti vedi in questo settore, perché io vi dico la verità, non mi vedo come nutrizionista, e quindi questo mi ha portato ad aprire un'altra possibilità, a dire ok, analizziamo bene questo percorso in biotecnologie. E quindi cosa ho fatto? Fondamentalmente dopo la laurea mi sono preso un anno dove non ho studiato, non ho fatto l'università ed ho viaggiato. Farò un video riguardo sul gap year, sull'anno in cui non si studia e si viaggia. Il gap year non è fondamentale, che si fa in Inghilterra, ma non mi voglio troppo addentrare in questa cosa qua. Quindi cosa è successo? È successo che mi sono posto tre domande e arrivo al video di oggi. Quando si fa l'università, la triennale o la magistrale, le tre domande che ci si devono porre sono queste, secondo me, che mi hanno aiutato tantissimo e che ti potrebbero aiutare. E innanzitutto, se ti sta piacendo, ti consiglio di mettere mi piace e di supportarmi con un bel like. La prima domanda che ti devi fare è: qual è la tua passione? Ok? Questa è una domanda che in pochi ti fanno, perché spesso e volentieri proiettiamo i nostri studi e le nostre, diciamo, ambizioni lavorative soltanto dal punto di vista economico. Ed è una cosa che io non sono molto d'accordo, nel senso, è importante sì avere un bel lavoro che ti paga, ma è anche importante avere una passione. Io sono molto appassionato alla biologia, alla scienza, infatti nella mia pagina Instagram, se mi seguite lo vedete, avete visto che io faccio anche video di divulgazione scientifica che riguarda la nutrizione, la biologia e quant'altro. E la prima domanda che mi sono chiesto è: Jordan, a cosa sei appassionato? Io mi sono detto: sì, sono appassionato alla nutrizione, ma anche sono tanto appassionato alle biotecnologie, al DNA, alla nutrigenetica, alla scienza, alla biologia molecolare, alla patologia. Oddio, patologia ora, ho esagerato, però. Insomma, questa appunto è la prima domanda che mi sono posto, e questa domanda te la puoi porre anche te. Quindi chiediti, prima di iniziare l'università, quali sono le mie passioni?
cosa ti piace, ok? Seconda domanda che ti devi chiedere è: dove andrai a studiare? Che, ragazzi, non è una cavolata, ma questo è importante. Scegliere il paese, scegliere la città dove andrai a fare il tuo percorso accademico è di vitale importanza per due motivi. Il primo, conoscere la città da un punto di vista economico. Studiare a Milano ora e studiare a Bologna o a Firenze non è la stessa cosa di studiare a Napoli o a Lecce. Quindi anche vedere anche dove farai il tuo percorso accademico è di vitale importanza. E qua si entra con un discorso, apro e chiudo parentesi, di fare l'università in sede e fuori sede. Ci farò un video riguardo. Quindi la seconda domanda che vi dovete porre è: dove voglio fare il mio percorso di studio? Poi ovviamente qua subentra anche il discorso economico. Ci sono tantissime borse di studio in Italia, cioè tante, ci sono borse di studio in Italia. Io ho fatto 3 anni a Ferrara, da fuori sede avevo la borsa di studio dell'Ergo che mi aiutava. Fondamentalmente era con i soldi che mi davano dall'Ergo, che erano 5.000 euro, una roba del genere, mi pagavo la stanza e riuscivo anche a fare la spesa. Quindi comunque sia con la... Terza cosa che devi assolutamente fare, e ragazzi questa è la cosa più importante e più sottovalutata da tanti ragazzi universitari, questo perché me ne sono reso conto io quest'anno, per chi mi segue su Instagram lo sa, prima di scegliere e di venire a Trieste io ho visitato tante università. Sono stato a Parma, vi metterò la foto di Parma, penso l'ho eliminata. Sono stato a Parma, sono stato a Milano alla Statale, sono stato alla Bicocca, sono stato a Verona. Insomma, ho visitato le migliori università per quanto riguarda le biotecnologie in Italia. Non sono stato a Padova perché l'Open Day era chiuso e non sono stato neanche, in Toscana no, perché non erano le mie intenzioni frequentare la magistrale in Toscana. Ragazzi, questo è importante, informatevi anche sulla città, sul percorso accademico, su il nome dell'università, se è prestigiosa, se non lo è, cosa vi offre dopo la laurea. Che, ragazzi, la cosa importante non è prendere il pezzo di carta e basta. Se tu stai facendo l'università, prima o poi ti laureerai. Ovviamente speriamo, mi auguro che ti laureerai in tempo, ma la cosa importante anche è vedere se quel polo scientifico, quel polo universitario, ecco, quel polo universitario ti offre anche un qualcosa dopo la laurea, ed è importante. Ferrara non lo faceva per me. C'erano delle magistrali a Ferrara dove potevo entrare tranquillamente anche con il mio voto di laurea, ma non sono rimasto a Ferrara perché sapevo che Ferrara non mi poteva offrire il massimo da quel punto di vista. Quindi, ragazzi, uscite dalla zona di comfort, ma soprattutto informatevi e cercate online, ok? Oggi siamo nel 2023, non ci sono scuse per non sapere informazioni, le informazioni fuori ci sono, e quindi, ragazzi, fatelo. Io mi sono informato tantissimo, ho viaggiato tantissimo quest'anno per vedere appunto, essere qui a Trieste. Trieste è tra le migliori, è la città appunto con, se non sbaglio, c'è tipo una percentuale che dice che ogni 1000 abitanti ci sono tipo 100 o 50 ricercatori, ci sono più di 150 aziende biotech, e questo è un favore in più per gli studenti. Ovviamente io non ho nelle mie ambizioni, dopo la magistrale io ho intenzione di continuare il mio percorso di studio o di lavorare all'estero, però comunque sia come seconda opzione, in caso, nella peggiore delle ipotesi, potrei rimanere a Trieste per appunto fare ricerca e quant'altro. Quindi, ragazzi, questo è importante, queste sono le 3 domande che vi dovete fare prima di fare la laurea triennale o magistrale, domande che, ripeto, che io mi sono fatto e che mi hanno aiutato tantissimo. Ora sono a Trieste, vi farò vedere il campus che è bellissimo, letteralmente mi fa pensare al campus che ho visitato in Inghilterra. Quando sono stato a Exeter, sono stato a Birmingham, sono stato a Londra, insomma, veramente il campus di Trieste mi ricorda tantissimo l'Inghilterra, e quello poi ne parlo in un altro video. Quindi, ragazzi, spero di avervi aiutato, avervi dato una mano nel capire quale percorso accademico fare. Questo video lo potevo fare anche un po' prima, perché comunque sia siamo a fine settembre, inizio ottobre, le università sono già iniziate, però comunque sia. Questo è il primo vlog, uscirà un nuovo vlog ogni domenica. Vi farò vedere anche gli allenamenti, perché per chi non lo sa ho iniziato una challenge dove voglio rimettermi in forma, ho fatto un anno dove non mi sono allenato, quindi sto ripartendo anche con la dieta, con gli allenamenti e tutto quanto. E ragazzi, nulla, ci vediamo nel prossimo video, grazie ancora per il supporto, mettete mi piace, mettete like e ci vediamo in un nuovo video, ci vediamo domenica prossima, ciao ragazzi.